Nel 1941, fallito il Palermo, l'unica squadra rimasta è la Juventina Palermo con i colori bianco-azzurri. Fa capo alla 28esima divisione fanteria Aosta e il presidente è il generale di brigata Federico Darle. Il neo presidente del Palermo, Giuseppe Agnello, ne caldeggia la fusione, che avviene il 23 agosto 1941. La neonata società viene battezzata Unione Sportiva Palermo Juventina. All'inizio i colori rimasero biancazzurri, poi diventarono invece nero-rosa. A causa degli eventi bellici, i campionati vengono sospesi. Si ricostituisce nel 1944 come Unione Sportiva Palermo. Nel 1944-45 vince il campionato siciliano, mentre in quello 45-46 arriva ottava nel campionato Serie A B centro-sud della divisione nazionale. Nel 1946 partecipa al campionato di Serie B girone C, allenatore fa 8, arriverà ottava. Nel 1946 inizia il nuovo campionato nazionale Serie A. Comincia il campionato di calcio. Addio domeniche tranquille. Il settimo giorno, fino a luglio inoltrato, sarà puntualmente consacrato alla febbre. Bergamo, 12.000 spettatori per Juventus-Atalanta, 3-1. Una Juventus decisa a smentire le apprensioni dei suoi dirigenti. L'Atalanta fa di tutto per non sfigurare. Segna per prima, ma il secondo dei due gol di Astori le sarà fatale. Ecco l'azione. Gol! Il numero 8 è Piola, che gioca a mezzala. Genova, 20.000 spettatori per Genoa-Brescia, 4-0. Nuovi per l'attacco del Genoa, l'asso venezuelano Verdeal, Vitali dalla torre. Malgrado qualche incertezza, il Genoa ha cambiato classe, non è più quello dell'anno scorso. Azione contro il Brescia, ma Sacchetti vigila. Per questa volta le rondinelle hanno volato basso. Milano, 28.000 spettatori per Vicenza-Milan, 3-2. La squadra veneta ha ripetuto a San Siro la prodezza dell'ultimo campionato del Nord. Partita con 100 emozioni. Andate e ritorni, mischie, fughe, pali. Risultato in bilico sino al fischio di chiusura. Puricelli non viene a viare. 1946-47, Palermo vince il campionato di Serie B girone C con 46 punti, frutto di ben 19 vittorie. Miglior marcatore Aurelio De Marco, allenatore Virginio Rosetta, presidente era Stefano Lamotta. L'onorevole Giuseppe Alessi annuncia di aver fatto stanziare 80 milioni per risistemare lo stadio. Se era stato il gatto nero a far battere il Napoli dalla Roma, contromagia del gatto bianco sulla spalla di sentimenti. Ma il bianco felino non ha portato la sperata fortuna, a giudicare da questo frenetico martellare senza riuscire a trovare uno spiraglio. Perfino i pali smentiranno la candida mascotte. E la palla è sempre lì. Contro le fantasie superstiziose torniamo alla ragione. E Di Benedetti infatti ci si mette con la testa. È gol vero Busani. La ripresa arroventa gli animi. Se Spadoni piomba in catalessi, Santa Maria ha uno spacco al mento. Il pareggio bolognese si fa strada fra un tumultuare da 48. Due gli espulsi. Che difesa da squadrone i rosaneri. Vargli il secondo Boniperti e l'ultimo acquisto Milani. Flumini fatto un gol, ne cova un secondo che schiuderà prima del riposo. Il claudicante di turno Rampini segnerà ugualmente. Pavesi invece sciupa la papa palla. Boniperti aggiusta la sua punizione a Cognome. Alla seconda Ascani capitolerà. Buoni ragazzi, e questo fallo anche in Inghilterra dove è permesso caricare il portiere. Rampini azzecca la cinquina con quest'ultimo gol. Ascani dà l'ultima prova del suo sfortunato valore. È il vostro momento, spettatrici. L'obiettivo della Incom vi fissava. E ora un cerchietto magico incornicerà il volto di una di voi. La prescelta non avrà che a presentarsi alla cassa del cinema. Riceverà in dono il trofeo Incom GVM. Nel campionato 1948-49 Stefano Lamotta lascia il posto come presidente a Giuseppe Guazzardelli, mentre come allenatore arriva Giovanni Vaglien. Questi sono i giocatori che compongono la rosa quell'anno. Forza!
davvero la vittoria che verrà. Oh Palermo, sei la squadra del bel sole, la vittoria tu conquisti con l'ardor, sei tu l'orgoglio della grande Concador. Nel suo primo campionato di Serie A il Palermo ottiene un 11° posto finale, però si toglie diverse soddisfazioni perché batte in casa squadre blasonate come Inter e Juventus e pareggia contro il grande Torino, rimontandolo di 2 gol da 0-2 a 2-2. Parata dei decani, Ferraris 36 anni, Viola 35, l'impecettato Conti 30, ma Viola si rigiostra bene i suoi 35. Quarto minuto e già il Novara vince la partita. Viola spostato a sinistra, accentrato, pugno di Masci, rimpallo, testa di Boniforti, Pombia, gol! E su passaggio di Ferraris, rieccolo il Viola. Tira di sinistro e stavolta il pugno di Masci vale un Perù. Su questa centrata dalla destra, chi finisce in rete è Tieghi. Il vecchio Ferraris ne spara ancora di grosso. Viola è sempre Viola, una cosa da niente e tutto si anima. Pombia stringe e tira, una mano tocca involontariamente, Boniforti allontana. Ripresa, profilandosi sul controluce, Casuzzi salva sulla linea della porta, la palla arriverà addirittura a Palermo. Masci si rifugia nell'ennesimo calcio d'angolo, tocca a Ferraris di coronare in bellezza l'ardua vittoria. Non immagina davvero quello che succederà. Non lo immaginano nemmeno Dante e Cassani. L'allenatore Varian ricorda i suoi che in Toscana hanno già vinto una volta. E oggi il Palermo ripeterà il colpo gobbo di Firenze. La saldezza del sestetto difensivo che ruota intorno a Milani consente di neutralizzare con facilità i frammentari attacchi livornesi. Al 14° minuto il Palermo vincerà la partita. Su errore di Brondi sfruttato da Torti, De Santis di slancio supera tutti e prevedendo il tuffo di Merlo segna con tiro angolato. Se li merita gli abbracci per questo gol e per l'altro che segnerà a 4 minuti dalla fine. E adesso il Palermo svolgerà con calma il tema della difesa manovrata. Masci ha il suo da fare ma non su tiri da vicino. Questo assolo di Cassani finirà soffocato nell'imbuto difensivo rosa-nero. Anche il numero 8, la mezzala Pavesi, monta la guardia alla vittoria. Vano sarà nella ripresa lo spostamento di Dante all'attacco. Come a Firenze, la porta di Masci resta intatta. Alla fine della stagione il Palermo occupa il 13° posto. Archiviata la stagione 1948-49, il Palermo si presenta con un nuovo allenatore, Egipo Viani. Tra i nuovi acquisti spicca quello di Conti. Inoltre per la prima volta il Palermo va a fare un ritiro fuori ad Enna. Viani apporta una novità al tavolo. Piccinini diventa una specie di libero. Migliori marcatori in quell'anno di Spalek e Di Maso, entrambi con 10 reti. La squadra alla fine della stagione occupa il 13° posto. Nella stagione 1950-51 Raimondo fa le cose in grande. Va a Milano e in pratica inaugura il calciomercato. Infatti scende all'hotel Principe di Savoia e qui riceve i tanti mediatori e presidenti ansiosi di fare affari con lui. Infatti, dopo aver comprato l'anno precedente Galli e Gimona, quest'anno arrivano Bronet per 40 milioni e Fuin per 30 milioni. Arriva anche Luciano Marchetti, a cui si aggiungono Korosteleb e il turco Gulesin. Dopo comprerà anche De Grandi e nel 1952 Martegani. Quell'anno il Palermo fa le cose in grande. È la prima volta che si sposta fuori dalla Sicilia per il ritiro. Infatti si va ad Asiago.
Singolare è il caso di Korostelev. Acquistato dalla Juve, dove aveva fatto ben 15 gol, non disputerà neanche una partita perché chiuso dal tutto Gulesin. L'avvio è esaltante. Si comincia con due vittorie, una contro l'Atalanta, la favorita, e l'altra addirittura a Roma, per 1-2. Il Palermo arriva addirittura in vetta alla classifica. Poi però cominciano i dolori. A San Siro addirittura perde per 9-0, nonostante le grandi parate di Pendi Bene. Per il trio Renoli è grande festa. Contro il Palermo che puntava al primato, grande partita della Juve. Ferrario e Corradi, imbattibili in difesa. Muccinelli e la riserva Vivolo, protagonisti delle migliori azioni d'attacco sotto lo sguardo di Boniperti, oggi a riposo. Ottavo minuto, Muccinelli in profondità, Vivolo, gol! Un capolavoro di semplicità che la ripresa dal basso farà ancora meglio apprezzare. Più che tirare, si direbbe che il sinistro di Vivolo abbia effettuato un passaggio in rete. Dopo tre calci d'angolo, ecco al quarto d'ora il secondo gol. Palo di Piccinini, testa di Johansen, niente da fare per Bertocchi. Ed ecco, poco dopo la mezz'ora, il terzo gol. Ancora Vivolo e ancora un piccolo capolavoro di astuzia, un colpettino degno di Meazza. Vana la riscossa del Palermo, sia nel finale del primo tempo che nella ripresa. L'ungherese Saroshi, nuovo allenatore juventino, accompagna con gli occhi il tiro con cui Muccinelli segna il quarto e ultimo gol. Il primo aprile 1951 muore purtroppo Stefano Lamotta. Palermo, la punzonatura, uno dei tradizionali appuntamenti dei campioni. Lanza di Travia e Cortese. La partenza notturna 3-2-1, via! Lancia le macchine verso l'incognita. Il 222 parte verso l'incognita suprema. L'alfa di Lamotta e Faraco si sfracellerà a Priolo. Pericoloso per tutti questo giro delle 13.000 curve. Una sbandata a 80 di media è costata la vita a Lamotta. Il suo cronometro segnava le 10.02. Il pianto di Raimondo Lanza. Alla fine dell'annata il Palermo arriverà decimo e Galli sarà prossimo nazionale. Nella stagione 1951-52 non c'è più Gipo Viani. Al suo posto prima Remo Galli e poi arriverà Masetti. Presidente sempre Raimondo Lanza di Travia, il Palermo arriverà undicesimo, il miglior marcatore Bronè con 11 reti. Perfino il capitano del Palermo è un ex milanista. Oltre Gimona ve ne sono altri due della squadra isolana, Foglia e De Grandi. E quest'ultimo sarà fatale alla sua vecchia squadra. Nel Milan è rientrato Green, abile come sempre, ma la sua presenza non basterà per vincere. Non basterà neppure il gol con cui al 25esimo minuto su passaggio di Lidholm, Nordahl fulmina Pendibene dando l'illusione della vittoria ai tifosi milanisti. Partito per giocare sulla difensiva, il Palermo è ora costretto ad attaccare e lo fa con slancio ed aggressività. Il tiro conclusivo spetta a Micheloni, che, evitato Tognon, sparerà su Bardelli. Perfetta la bloccata. Proprio all'ultimo minuto la maniglia legge degli ex entra in funzione. Ripreso il tiro di Bronè, De Grandi colloca in rete la palla del pareggio. Adesso l'esultanza e il fragore del tuono. Nella ripresa assistiamo allo scontro di Burini con Bulent e Boldi. Nonostante la protesta del Palermo, l'arbitro accorda il calcio di rigore. Il tiro di Anolazzi è parato da Pendibene. Ormai il Milan non può più vincere. 1952-53, presidente il barone Carlo La Lumia, allenatore Beonizzoni. Arriva anche l'argentino Martegani.
squadra arriva quindicesima e si salva per un pelo dalla 1953-54. Presidente del Palermo, l'onorevole Mario Fassino. Celio sarà un ottimo sostituto di Annovazzi. Tre esordienti nel Palermo, Zamperlini, Maselli e Cavazzuti. In formazione di ripiego, i rosaneri sono costretti alla difensiva. E all'ottavo minuto capitolano su calcio d'angolo con questo gol segnato di testa da Nordahl. 6-1 saranno i calci d'angolo a favore del Milan nel primo tempo. Pressoché disoccupato Buffon. È ancora Nordahl che riporta i suoi all'attacco. Nuovo calcio d'angolo al 18° minuto. E anche stavolta Nordahl segna di testa, ma fallosamente, per cui l'arbitro annulla il gol. Per il massiccio svedese la partita finisce a metà della ripresa. Espulso insieme con Boldi per scambio di colpi proibiti. La generosa controffensiva del Palermo si abbatte sulla difesa milanista, ma al vertice dello schieramento Buffon fa buona guardia. È finita. Di corsa a prendere il piroscafo, raggianti per aver vinto dove non era riuscita la Juventus. 1953-54, presidente l'onorevole Mario Fassino. Dopo 6 anni consecutivi in Serie A, per il Palermo arriva la retrocessione in Serie B. La squadra si piazza al penultimo posto, a pari punti con Spalle e Udinese, e si devono quindi disputare degli spareggi che il Palermo purtroppo perderà. Saranno diversi allenatori. Comincia Weyer secondo, poi anche Raimondo di Trabia, Aiden, Scarpato, Giaroni e infine Nicolò Nicolosi. Tutto in vano. Vecchi amici che si ritrovano, l'ex rosanero Gimona e Giaroni. Gli italo-argentini Ricagni e Martegani. Quanto al capitano della Juventus, Boniperti, i suoi ammiratori palermitani gli hanno regalato un bel grappolo di bandarini. E il principe Lanza di Trabia lo saluta con cavalleresca cordialità. Palla al Palermo, ma Cavazzuti scivola e Martegani si mostra precipitoso. La risposta della Juventus è questo gol di Ricagni. Sono passati appena 4 minuti e poco dopo il quarto d'ora sul centro di Presta, ancora Ricagni, questa volta di testa, manda la palla in rete. Il Palermo è ormai spacciato, tanto più che la Juventus non desiste dall'attaccare, mettendo ripetutamente in pericolo Tessari. A 3 minuti dal riposo Mucinelli carambola fra palo e rete, segna il terzo gol. Partita definitivamente liquidata. Anche nella ripresa Tessari è costretto a difficili parate. Soltanto negli ultimi minuti e sul rigore Giaroli segna per il Palermo il gol della bandiera. Alla fine applausi per gli ospiti, meritatamente vittoriosi. A Firenze il Palermo e l'Udinese giocano il secondo atto dello spareggio a 3, la terza e la SPAL, per decidere chi resta in A o retrocede tra i cadetti. Tessari al 6° minuto salva la sua rete con un coraggioso tuffo sui piedi di Beltrandi. Il rosanero è toccato duro, ma per fortuna niente di grave. Primo tempo in bianco. Nella ripresa Tessari salva di nuovo al 10° bloccando in 2 tempi una stangata di Virgili. Al 14° va in vantaggio il Palermo con questo tiro di Di Maso accompagnato dall'esplosione di gioia di Giarrizzo. 4 minuti e tutto torna come prima. Su una rovesciata di Virgili l'arbitro vede un mani di Giaroli. Proteste e spintoni ma inutile. Massai ha decretato il rigore. Zorzi tira in pieno su Tessari che tocca la palla senza trattenerla. È il pareggio. Esultano gli udinesi. Con questo punto e i 2 di Milano contro la SPAL sono salvi. Al Palermo ora basterà un pari con la squadra emiliana per restare in A. Al Palermo nell'ultimo spareggio con la SPAL sarebbe stato sufficiente anche il pareggio. Segna per primo, però alla fine perde per 2-1 con reti di Bernardin e Oliveri da parte degli spallini. Mestamente tornerà in Serie B.
scudetto quell'anno sarà appannaggio dell'Inter. A fine novembre 1954, Raimondo, accompagnato dal fratello Calvano, va a Roma. Però, invece di andare a finire al Grand Hotel, dove aveva una suite, alloggia all'Hotel Eden. Era andato a Roma per un consulto sul suo stato depressivo. Martedì 30 novembre 1954 moriva schiantandosi completamente nudo sul selciato davanti all'Hotel Eden. Prima ad accorrere furono Tomasi di Lampedusa e Daciano e il presidente della Fiat Gianni Agnelli. Un suicidio strano, visto che aveva appena acquistato decine di biglietti per la partita Italia-Argentina che si sarebbe tenuta il sabato successivo. È certo invece che Don Raimondo voleva vendere la grande miniera di zolfo della Dallarita, proprio allora dotatosi di un impianto di raffinazione faraonica, ma fuori tempo. Alla vendita si opponeva l'avvocato Vito Guarrasi, amministratore della miniera, molto amico di suo fratello Galvano, il quale Galvano, in punto di morte, sembra che abbia detto: Raimondo non si è ucciso. Amava troppo la vita per un gesto così estremo. Per l'occasione il suo amico Domenico Modugno scrisse Vecchio Frank. Era nato nel 1915 da una relazione clandestina tra il nobile siciliano Giuseppe Lanza Branciforte e la nobildonna veneta Maddalena Papadopoli Adorbandini. Fu registrata all'anagrafe come Raimondo Ginestra. La morte del padre nel 1927, i nonni lo riportano in Sicilia. Il ricordo della nonna, Giulia Florio, prevede che Galvano rimane con la mamma mentre Raimondo torna in Sicilia. Così il ragazzino dodicenne si ritrovò tra Palazzo Butera e il marino castello di Trabia, in mezzo a domestici in livrea. A 16 anni si innamora dell'automobilismo. Qui lo vediamo con Achille Varzi nel 1931, alla targa Florio. Bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet. Poco più che ventenne, lo vediamo alla guerra di Spagna nel 1937, sembra mandatovi da Galeazzo Ciano. Sicuramente ha una storia con la moglie e da Ciano. Cedere elegante all'aspetto trasognato malinconico ed assente. 1940, grazie all'intervento di Giulia Florio presso Mussolini, viene legittimato come figlio di Giuseppe Lanza Branciforte, principe di Trabia. Quando si trova a Roma va a cena col principe di Piemonte Umberto. Tornato dalla Spagna si imbarca con gli americani. Sembra che abbia fatto parte dei servizi segreti americani. Si fidanza con Susanna Agnelli. Ed è molto amico del fratello Gianni. Fa parte del movimento indipendentista siciliano insieme all'amico Stefano La Motta. Ha contatti con il bandito Giuliano. È affascinato dal mondo del cinema, diventa anche amante di Rita Hayworth e molto amico di Flynn. È un ottimo nuotatore, appassionatissimo di corse automobilistiche, da pilota o da appassionato è sempre presente alla targa Florio. È un'icona nel mondo del calcio, è grande amico dell'armatore greco Aristotele Onassis e anche dello scià Rezza Paleghi. Morfinomane, fumava e beveva parecchio. Sposa l'attrice
Olga Villi, da cui avrà due bambini, di cui una postuma, Raimonda. I funerali al suo paese. Adieu, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo. A Trabia c'è una piazza, Principe Lanza. Ritornerà. La 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 la. La 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 la. La la la.